Eccolo qua, ragazzi. Quello che tutti state aspettando. Se me lo butta giù, butto giù anch'io qualche Madonna. E entrare radiante, può ancora buttarmelo giù. Ragazzi, il mazzo che sto per mostrarvi probabilmente è una delle cose più brutte mai viste. La carta Murabi che ho sbustato è qualcosa che al momento non riesce a trovare gioco. Murabi, ogni volta che un altro servitore è congelato, aggiungi una copia di essa alla tua mano. Ma come far funzionare questa carta? Questo mazzo funziona veramente? È da dimenticare? È forte? Andiamolo a vedere, ragazzi. Quello che dovrebbe essere il suo meccanismo è quello di poter rubare più o meno servitori, oppure aggiungere servitori che hai tu sulla board alla tua mano grazie a Murabi. Solo che, ragazzi, questa carta non trova veramente spazio, è qualcosa di osceno. Il mazzo si compone delle seguenti carte. Allora, abbiamo due Finders Keepers, ottima per poter discoverare una carta con solo a carico, soprattutto perché sono usciti Snow Fury Giant, e anche questi qua non stanno trovando molto spazio nonostante siano delle carte veramente eccezionali. Allora, due Finders Keepers, abbiamo due Burlock perché servono per congelare un nemico, ovviamente in combo con Murabi. Poi abbiamo due Devolve, come sempre un'ottima removal, due Ice Fishing per pescare due Murloc dal tuo deck, che può essere o il Burlock oppure l'Oracolo Luce Fredda, perché no, è una buona interazione, due Maelstrom. Poi abbiamo due Drakkari Defender, che diciamo che non è una carta eccessivamente forte, però il suo Overload 3 ci permette di giocare, cioè ci permette di far avanzare molto velocemente, ecco, il gigante ghiacciato. Poi abbiamo due Maleficio, due Icebreaker, due Valanghe, due Genie World Speaker per poter recuperare la vita, ovviamente, due Vulcano, due di queste Voodoo Hexer, che tra l'altro è veramente una buona carta. Taunt congela ogni personaggio danneggiato da questo servitore. Poi Murabi, The Lich King, perché serve più o meno un qualcosa per poter reggere il late game almeno per un secondo, e ovviamente i giganti. Ragazzi, questa lista è, diciamo, non dico la migliore finora, però quella che potrebbe funzionare di più. Andiamo a vedere come si comporta in ranked. Potrebbe essere un miracolo come una disfatta. Io penso sia più una disfatta che un miracolo. Freeze Shaman è qualcosa di veramente strano, ragazzi. Troppo. Siamo pure contro Anduin, quindi se giochiamo Drakkari Defender ci apre il culo in pratica. Eccolo qua, bello in mano. Io cerco di evitarlo, cioè è uno dei grandi difetti di questa carta, i Drakkari Defender. Infatti potrebbe tranquillamente essere cambiato, ragazzi. In pratica questo mazzo qui, cioè, non ha carte forti per l'inizio. Cioè, il Burlock è un pezzo abbastanza importante che servirebbe per una combo per Murabi. E di turno 2 giocare un Burlock così è un po' bruttino. Questo è pure un Dragon. È pure Priest dorato, ragazzi. Ecco qua lo Snow Fury Giant. Potrei mettere o il Burlock oppure il Totem. Però con il Totem che ci faccio? Pure col Burlock. Vabbè, mettiamo il totem, ragazzi. Iniziamo già a vedere i primi problemi di questo mazzo. Probabilmente può anche essere costruito meglio. Però, oddio, come mai? Come mai una cosa del genere? Eccolo qua, ragazzi. Quello che tutti state aspettando. Mamma mia. Vediamo un po'. Se me lo butta giù, butto giù anch'io qualche Madonna. E entrare radiante, può ancora buttarmelo giù. Porca puttana bastarda! E iniziamo a vedere le prime cagate di questo mazzo. Mamma mia! Tremendo! Tremendo! Veramente! Non posso fare niente, cioè sto per. Cioè, che merda! Che schifo, veramente! Che cosa vergognosa! Cioè, vi devo togliere assolutamente! Cioè, vergognoso, veramente! Qualcosa di osceno! Tra l'altro, questo qua sta andando una meraviglia. Cioè, guardate qui. Guardate. Cioè, ma che mazzo strano, cioè. The Lich King, noi abbiamo Hex e vabbè, mettiamo questo. Pessimo il Drakkari Defender. Pessimo veramente. Va cambiato, va tolto immediatamente. Adesso cercherò un po' di rivisitare questa
lista, mamma mia. Il Draconid, ragazzi, ci stiamo avvicinando ad una fine inesorabile. Ok, vengono congelati altri, quindi dopo non potranno attaccare. Abbiamo già perso, ragazzi, è qualcosa di indescrivibile. No, non posso fare niente. Mamma mia, tremendo, una free win per l'avversario. E iniziamo veramente molto male. C'è qualcosa da cambiare in questa lista. Andiamo subito a cambiarla. Ok ragazzi, ok, andiamo a vedere quest'altro tipo di lista. Vedendo che la Glacial Shard ha come grido di battaglia di congelare un nemico, ho deciso di metterci una base elementale. Però prima voglio farvi seguire il mio ragionamento, perché la meccanica freeze qua è del tutto strana e sbagliata. Allora, innanzitutto questa carta qua, Hildnir Frost Rider, cioè non funziona, ragazzi. Io l'ho provata in questo mazzo e non funziona, perché o fai o congeli i tuoi servitori, cioè a parte che per avere, cioè è una cosa proprio sbagliata la carta Murabi, cioè ci vogliono più statistiche per Murabi, a parte che il costo è veramente molto elevato, 6 mana, quindi per fare questa combo qua devi avere già una board e iniziamo. Poi mettere Murabi e mettere anche questo, quindi si tratta di due pezzi e 9 mana, considerando che potresti anche essere in sovraccarico, è difficile da fare, quindi questa carta decisamente non va messa. Poi andiamo da questa parte, troviamo il Burlock che non è male, è un drop a 2 con già un nemico e ci sta. Due di questi con taunt e ci sta. Valanga pure va bene, perché è una rimozione carina che congela un servitore e va bene. Questo, mi spiegate Cristoasis? Cioè ragazzi, questa carta qui dai un minion +3/+3 e congelalo. Ok, potrebbe funzionare con Murabi, ma si tratta comunque di due pezzi. Cioè nel senso, se ti trovi questa carta in mano, e cioè ragazzi, tu non la puoi usare, perché se tu hai un minion a terra vuoi buffarlo, lo buffi sì, ma lo congeli, non può attaccare. Lo fai a un servitore avversario, lo congeli, ma gli dai +3/+3. Quindi questa pure è una carta sbagliata, quindi penso che la sharderò, a meno che non troverà gioco nella prossima espansione. Poi i Frost Shock qua ci stanno, proprio preferisco il Glacial Shard e le combo con gli Elemental. Quindi ragazzi, ah, poi abbiamo anche l'Ice Breaker, pure questa sembra una bella carta, invece no. Ragazzi, dico che invece è una carta che non è molto forte, perché quando tu sei in late game e congeli i servitori avversari, cioè quelli sono comunque dei servitori con un attacco abbastanza alto, quindi se tu vai ad attaccarli, sì, vengono distrutti, ma perdi molta salute. Perdi veramente tanta salute, ragazzi. Cioè, veramente, la meccanica freeze è qualcosa di sbagliato. Ho provato a modificare la lista togliendo i Finders Keepers e mettendo le Firefly, così abbiamo proprio una bellezza di elementali non indifferente. Ho messo anche uno Skulking Geist per poterci fronteggiare con i maledettissimi Jade. Quindi ragazzi, andiamo a vedere se almeno una vittoria la facciamo col Freeze Elemental Shaman. Dai, siamo contro Anduin. Mannaggia questi Anduin, che nervoso. Allora, il Burlock lo teniamo. Sì, non è malissimo. Kalimos e Skulking Geist. Aia. E Valanga. Ci stiamo fermi. Ok, lui è passato. Il Burlock no, non lo gioco. Mettiamo un totem. Attenzione, usa il coin. Attenzione. Per fare furto del pensiero. Chissà che carte avrà rubato. Qua il servo di Kalimos che non aiuta. Serve uno di quei elementali o mana che non vuole uscire. Mettiamo un totem. Quello che cura. Ha passato. Ah, che bella la Firefly. Mamma mia. Ovviamente non gioco l'altro elementale, per carità. Mamma mia. Mi serve proprio come il pane questo token. Mamma mia. Tanto tanto. Ah, Shadow World Horror. Beh, poco ci importa. Abbiamo questi elementali pronti ad aiutarci. Alla Zeal. La Zeal sì, è il migliore qua in mezzo. Cazzo, è un elementale alla Zeal. Ma io mo me ne sto accorgendo. Elementale. E vabbè, potrebbe essere carino se ci si mette in questo mazzo delle rimozioni AO. E no, vabbè, no, non funzionerebbe. Ci sta Vulcano. E però Vulcano la sbatte pure contro alla Zeal. Quindi, boh. Murabi arriva.
Murabi arriva. E giocare il Geist, non lo so. Sì, sì, dai. Poi mi sarebbe piaciuto pure giocare questo. Magari dopo, però. Skulking Geist, dai. Spacchiamo un po' di roba. Vediamo cosa ha fatto Skulking Geist. Ha tolto Pin Size Potion e Potion of Madness. E vabbè, non male. Ok, attacco e cura. E questo va bene. Tra poco, ragazzi, potrebbe per la prima volta essere utile Murabi. Per la prima volta. Vabbè, alla Zera lo gioco perché vanilla. Sì, l'elementale non lo gioco perché penso di giocare Murabi più Burlock oppure Lich King. Diciamo così. Cioè, le carte dello sciamano create hanno dei... sono strane, pure con dei bei effetti. Madonna, che meraviglia. E se lo rubasse... ah, è vero, lui è pure un elementale. Giusto, giusto. Giusto, giusto, giusto. E vabbè, giochiamo Lich King. No, però poi mi si riempi la mano. 9 carte, poi ne avrei 9 di mano. No, va bene. Kalimos poi farebbe 6 danni qui. Aoe, e non ci serve. Blitzcaller è un bel cicciotto. Murabi e prendersi Murabi, sinceramente, non ne vedo il motivo. Oppure, sì. Boh, proviamoci, dai. Congeliamolo e aggiungiamo una copia di Murabi alla mano. E attacchiamo. La Dragonfire, vabbè. Giocare contro Prete ci si rimette sempre. Prete maledetto. Allora, Lich King e piccolino Flame Elemental. Perfetto. Vai Lich King. Doompact. Non male. Murabi e Burlock su Lich King. No, mannaia. Vabbè, se gioco anche drop importante me lo rubo, dai. Furto del pensiero. Lui si cura. Voi Murabi ovviamente non lo giochiamo. E sti elementalini qua. Sì, dai, giochiamo questo qua. C'ha un po' di danni in faccia. E lui, cioè, parte così, poi tengo pure l'elementale dopo per Kalimos. Quindi andiamoci un po' più aggressivi. Attacco, attacco. E totem. Così poi, se magari mi resiste un po' di roba, potrei fare un Kalimos Vulcano. Ma guarda un po', guarda. Assurdo. Bello. Magari mi rubo qualcosa di decente. Ok, potrebbe servirmi. Murabi. Posso congelare Murabi. È giusto. Posso congelare Murabi perché mi serve, lo aggiungo alla mano. Ah no, questo congela qui. Ok. Ah, si congela solo il nemico. E va bene. E va bene. Si congela solo un nemico. E se lo ricongelo, poi mi ritorna in mano un altro o no? Vediamo un po'. Penso di no. E invece sì. E invece sì. Buono. Devolve. E vabbè. Razza. Giusto, quello è un drop a 6. Murabi è un drop a 6. Quello è congelato. Murloc ancora non ne ho. Allora, servo di Kalimos. E ci aggiungiamo un Kalimos alla mano. Un altro servo di Kalimos. E ci aggiungiamo un altro Kalimos alla mano. Abbiamo 3 Kalimos, ragazzi. Belli questi 3 Kalimos. Aia. Attacco. Attacco. Questo rimane in vita, quindi uno degli elementali se ne va sfortunatamente. Noi possiamo fare così e Kalimos e fare 3 danni a quel coso. Fare 3 danni se vi... ok. Mettiamo un totem. Magari quello della cura? No, mai, mai quello della cura. Se mi ha rubato Mindstorm se ne va via il coso. Un'altra strada d'ossidiana e vabbè. Tar Creeper. Non ho ancora Devolve, quindi... niente, vediamo un po' che succede. Devo giocare qualche pedina token. I token dovrei averne abbastanza. Ah beh, posso giocare il totem per poi mettere un altro Kalimos. Attacchiamo, lui recupera un bel po' di vita, se ne va lui. Mamma mia, si è recuperato tutto. Ci serve un altro Kalimos che fa... oddio, se mi riempio la board di elementali. Vabbè, proviamo. Proviamo, potrebbe essere una stronzata, ragazzi. Perché le AO e lui dovrebbe averle finite.
Cioè, siamo contro prete. A meno che non fa una Olinova, e vabbè, là siamo sfigati. I Sciari, aia, aiuto. Questa è una delle partite più strane in rankata, assolutamente. Cioè, bello che congeliamo i Sciari. Why not? Anzi, facciamo pure, facciamo così. Allora, aspettate un attimo, io posso giocare un altro Kalimos. Ho bisogno di liberarmi due spazi, quindi 1, 2. Kalimos. Stavolta facciamo 6 danni in bocca. Poi congeliamo i Sciari e pushiamo faccia. Con 1, 2, così e così. Vediamo un po'. Ma no, che situazione strana! Mamma mia! Che strana situazione! Ma mi caccia la terza Dragonfire. No, no, già ce ne ha due. Ya, che fesso che sono però. Mamma mia. Ce ne ha due. Porca troia. E mette la statua d'ossidiana. E Shari vediamo cosa combina. Barnes, ok. Meno male. Hex. Oddio, potrei vincere. Hex. Madonna, mi serviva solo un danno in più. Solo uno. Vabbè ragazzi, penso dobbiamo fare Doompact. Sì. Ah, 4 carte via. 1, 2, 3, Vanga e l'Icebreaker. E va bene. Mettiamo una Voodoo Hexer che se ne va. Poi lasciamo Warpain. E vabbè. The Lich King. Non ci possiamo fare niente con Lich King, veramente. Murabio non l'abbiamo più. Devolve. Madonna mia, è partita estenuante. Ex, diciamo così. Onyxia. Azzo. Onyxia. Abbiamo Devolve, abbiamo un sacco di rimozioni, ragazzi, eh. Veramente. Quindi Maelstrom. Mi servirebbe pure riempirmi a bordo di robe. Quindi se facessi Valanga per congelare questa non sarebbe male. Congeliamo questo. Sì, deve essere forza congelato. Sì. Frizziamo e giochiamo il Tark Reaper. Dai, un'altra. E Freeform Ember. Aiaiaiai. Sì! La prima vittoria del mazzo. E andiamo. Mamma mia, la prima vittoria dell'Elemental Freeze Shaman. Meraviglioso, meraviglioso, ragazzi. Potrebbe funzionare, come no. E abbiamo vinto contro un Priest, ragazzi, attenzione, che era pure, ma gioca un sacco di roba. Carino come mazzo, carino. Ditemi se lo volete provare, ragazzi. È molto strano, e che dire, ci becca al prossimo video.